Buongiorno a tutti amici di Cavallo Magazine, siamo qua sempre in diretta da Fiera Cavalli. In questo momento ci troviamo in compagnia della squadra ligure che parteciperà alla Coppa delle Regioni Pony insieme al loro chef d'équipe, la signora Flavia Merengone. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi di averci ospitato. Allora, cosa possiamo dire di questa piccola grande squadra? Sono un bel gruppo, la nostra forza è sempre stata lo spirito di squadra, quindi io lavoro perché questa sia un po' la base del nostro gruppo e loro, devo dire che alcuni di loro hanno già fatto squadra l'anno scorso o 2 anni fa, comunque insomma c'è una buona base, sono molto affiatati e quindi io sono felice di questa cosa qua e speriamo che ci porti bene anche quest'anno. Bene, allora io proseguirei facendo un giro di presentazione, andiamo a conoscere questa squadra. Prego, passi pure il microfono. Ciao a tutti, io sono Camilla Rossi, ho 14 anni. Prego, tu invece? Io sono Benedetta Pera e ho 13 anni. Io sono Chloe Bologna e ho 13 anni. Io sono Pietro Carolignaccolo e ho 13 anni. Io sono Ginevra Saluzzo Madafferi, ho 11 anni. Io sono Alessandro Ventura e ho 12 anni. Bene, continuiamo pure con te. Raccontami, questa è la tua prima volta in squadra o hai già fatto parte di una squadra ligure? Sì, a Piazza di Siena. E com'è andata? Ti senti più forte dopo essere stato a Piazza di Siena? In questa occasione, adesso che sei a Verona, ti senti più sicuro di te? Sì. E sei preoccupato? Sei preoccupato? Come la vedi questa Coppa delle Regioni? Bene. La vedi bene? Sì. Ok. Invece tu raccontami, è la tua prima volta in fiera? No, io sono stata nel 2021 qua in fiera, avevo un pony, tanta roba, però ha dei problemini con le gambe. Però adesso abbiamo un altro ponino, tanta roba direi, si è ripreso bene. E sono andata anche a Piazza di Siena quest'anno. Sì. E quindi hai anche tu una ottima esperienza a livello di squadre? Sì, possiamo dire così. Ok, molto bene. E invece tu, raccontami com'è stata la tua stagione 2023. Allora, l'anno scorso sono venuta qua a Fiera Cavalli Verona, avevo una pony, però ora l'ho cambiata e in questo 2023 ho fatto parte di Piazza di Siena Roma, individualmente per la Liguria e ora siamo qua a Verona. Molto bene, sei preoccupato per queste giornate oppure sei tranquillo che ormai hai anche tu la tua bella esperienza? No, sono abbastanza sereno. Sei sereno? Molto bene, molto bravo, benissimo. Allora, proseguiamo con questa parte. Allora, che obiettivi hai tu per questa Fiera Cavalli Verona 2023? Ma io spero di arrivare al primo posto e spero di fare delle belle gare, dei bei netti. Raccontami del tuo pony. Allora, lei si chiama Chiomber, ha 13 anni e è la prima volta che vengo qua a Fiera Cavalli. Sei emozionata? Io sì, molto. Okay. Però hai fiducia nel tuo pony, nella sì, tua sì, squadra. Molta fiducia, sì. Ok, quindi sei ottimista, insomma. Sì, diciamo di sì. Ok, molto bene. Io ho già partecipato in fiera l'anno scorso, ho partecipato nella squadra con la mia vecchia pony, Gerona, e invece quest'anno sono venuta con il mio nuovo pony, Puledro di 5 anni, e in questa fiera punteremo a comunque costruire il futuro insieme a lui. Ok. Tu sei alla tua prima esperienza oppure hai già fatto parte di una squadra ligure? No, ho già fatto parte l'anno scorso nella squadra ligure a Verona e anche quest'anno a Piazza di Siena. Benissimo, e che obiettivi hai invece per questa edizione di Fiera Cavalli? Di fare delle buone gare e di fare 0. Ok, giustamente, molto bene. Allora, io ripasserei la parola alla signora Merengone. Intanto le faccio i complimenti perché è una squadra super, super in gamba, sono tutti molto, molto preparati, sicuramente faranno una bellissima gara. Speriamo. Però faccio una domanda a lei. Qual è l'ultimo consiglio che dà alla sua squadra prima di entrare in percorso? Dipende dalle situazioni, nel senso alcune volte dico divertiti, ma capita di rado. E l'anno scorso all'ultimo percorso gli ho detto entra e fai 0. Ti prego. Sì.
senza mettere ansia, però era necessario così. L'anno scorso è andata bene, quest'anno sono partiti bene oggi, loro in realtà hanno già iniziato con le gare individuali e vediamo come andrà la squadra sabato. Ok. Che obiettivi abbiamo? Vabbè, io volo sempre abbastanza basso, coi piedi per terra. Noi siamo una piccola regione, cerchiamo di lavorare da anni per promuovere il settore pony e crescere la qualità. Abbiamo numeri bassi, ma la qualità la stiamo alzando già da diversi anni. Però ci rendiamo conto che insomma siamo pochi e... Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, quindi l'anno scorso abbiamo vinto. È ovvio che... Insomma, non è un evento che capita tutti i giorni. Beh, ma sull'onda però... dell'emozione, della spinta dello scorso anno, della medaglia d'oro dello scorso anno, anche quest'anno possiamo sperare in un risultato di pari livello. Ci speriamo, ci contiamo e soprattutto ci proviamo, poi vediamo come va. L'importante, io quello che dico sempre a loro, è mettere il massimo impegno e sapere di aver fatto il massimo per il miglior risultato. Se il miglior risultato sarà vincere, ne saremo felici. Assolutamente, allora un grandissimo in bocca al lupo a questa squadra, speriamo di vedervi sul podio un'altra volta, e un grande in bocca al lupo, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie.